Allora, questo è il terzo anno del Safe Camp, il riscontro dei malati è fantastico, l'entusiasmo, si portano a casa ricordi, ci scrivono poi dei messaggi commoventi perché è un'esperienza molto forte, un'esperienza che si portano nel cuore, che riportano anche ad altri malati poi che verranno in futuro a completare questa riabilitazione psicologica o comunque avere degli stimoli da portarsi a casa e magari da riprodurre nei loro territori. Già in 3 anni abbiamo visto che qualcosa è cominciato a nascere, ad esempio a Salerno stanno ideando un camp simile al nostro ed è molto molto bello, perché il mare è splendido, le barche ci sono e in un paese di mare come l'Italia utilizzare il mare, utilizzare la vela, che ormai è consolidato come uno strumento riabilitativo, è un elemento di grande importanza che permette a tutti, in qualsiasi età, di poter essere presenti e di salire in barca. Quindi, oltre a questa emozione che diamo, nel camp in particolare c'è questa condivisione con altri elementi per noi importanti che sono l'ambiente e la salute, la nutrizione e la salute, lo sport e salute. E questo lì con un connubio che all'Univela, che è un centro federale di addestramento per i grandi campioni, è giusto che ci siano anche i nostri campioni che stanno lottando e regatando per la loro vita e per il loro futuro. E sono immersi in questo paradiso particolare che è all'interno del Parco Garda, che è il campione del Garda e l'Univela in particolare. Quindi la cosa è sicuramente buona, sicuramente favorevole, il riscontro sempre di più viene apprezzato e questo è nato un po' dopo il Covid per cercare di superare anche al periodo del Covid l'isolamento, non si poteva più fare, portare avanti il progetto Vita che si è fermato per un paio d'anni. E poi è ripreso invece perché lì in un ambiente più ristretto e selezionato si riusciva a proseguire questo percorso riabilitativo. Il progetto Vita ha ripreso alla grande, non solo sui laghi dove poi è nato, ma anche nel resto d'Italia, che poi ha il suo apice con il Sognando Itaca, che parte da Genova a fine mese e arriverà a ridosso del 15-20 giugno a Napoli. Ecco, che dire, queste sono opportunità degli ammalati per poter continuare un percorso riabilitativo attraverso queste potenzialità del team psicologico, sia per quanto riguarda Brescia sui laghi, ma sia anche per quanto riguarda a livello nazionale, perché in ogni città ormai ogni sezione AIL sta aggiungendo altri psicologi per curare anche questi aspetti, perché se guariscono nel fisico devono guarire anche nella psiche. Il ritorno alla normalità, che sembra una cosa banale per chi sta bene, è una cosa veramente sognata da malati che vivono segregati, che vivono in terapia e che affrontano questo tunnel col pericolo della morte, col pericolo di non farcela, e trovano invece un sostegno anche esterno. E una delle cose che più danneggia il malato è la solitudine. Quindi la segregazione è necessaria per proteggere dalle infezioni, però diventa un elemento estremamente dannoso per la psiche. E il sentire che non sono soli, che hanno al loro fianco dei volontari, del personale, che li riporta con stimoli esterni, con i gruppi in cammino, col trekking, con la vela, col ballo, come facciamo noi qua a Brescia, la balloterapia, la musicaterapia. Tutte queste cose sono elementi di supporto che ridanno serenità e che avvicinano a persone che amano il ballo, che amano la vela, a persone invece che stanno utilizzando questi strumenti per ritrovare quella normalità o anche quell'eccezionalità che dice: non pensavo da malato di poter fare queste cose. E al che gli dico, il sorriso e la gioia di queste persone sono appaganti per noi, appaganti per gli armatori che danno a disposizione le loro barche, per i medici stessi che in ospedale vedono queste persone più rilassate, che pensano non solo alla chemioterapia, ma pensano anche alle uscite in vela, in mezzo alla natura, in mezzo al nostro sole, ai nostri laghi, ai nostri mari. Quindi veramente una sinergia che si chiama solidarietà.